Si tratta sicuramente di probabilmente di un bunker della Seconda Guerra Mondiale che è stato riadattato successivamente a cisterna. Infatti ci sono ancora dei tubi tutti abbastanza arrugginiti e le murature, tutti gli ingressi sono stati murati proprio per creare un ambiente idoneo alla raccolta dell'acqua. Ci sono in particolare, noi siamo entrati da un'apertura molto piccola di 80 x 40 cm e quella era una porta, quando era adibito a bunker quindi si entrava tranquillamente in piedi, è stata murata per creare un ambiente di raccolta dell'acqua. Poi dalla parte opposta dell'ingresso c'è un'altra muratura e questa muratura, sempre recente con dei forati, probabilmente era il punto da cui i militari sparavano a difesa del territorio. Invece l'interno come è composto? Da cosa è formato? Allora, c'è un corridoio di accesso con due accessi, di cui uno è sotto la strada, quindi è completamente interrato, e l'altro è parzialmente libero. E sempre due accessi avevano, perché avevano la possibilità comunque di fuggire da una parte o dall'altra, anche in caso di attacco coi gas. E invece la stanza dove probabilmente c'erano le munizioni, ricover, ci sono le sedute, è un ambiente unico, a volte a botte. Il 2 di giugno qui al cimitero di Montecchio degli inglesi e polacchi, un signore mi ha detto che in questa linea qui c'era un bunker. Allora, incuriosito, mi sono recato in questa casa qui e ho chiesto spiegazioni. Ho detto sì, in questa vallata qui, in mezzo a due noci, insomma, dovrebbe esserci questo bunker con il cancello in ferro. Mi ha detto che questo bunker viene fino sotto la strada. Dopo il 2 dell'8 di settembre, che era il giorno dedicato alla Madonna, ho detto, io sono un po' un credente, ho detto, questa qui mi aiuta. Sono venuto la mattina presto, sono venuto su qui con la roncola, tagliato degli spini. Dopo un'oretta di duro lavoro l'ho scoperto, insomma. Ho telefonato all'Antonella, è venuta a vedere anche lei, è andata anche dentro addirittura e abbiamo festeggiato, insomma, una gioia immensa, insomma, è stata una cosa bellissima aver ritrovato un bunker così, perché gli altri sono tutti più malandati, dove ci hanno fatto un deposito, dove ci hanno fatto una cisterna, invece questo qui sembra intatto, insomma, sembra rimasto originale e allora ci ha fatto un immenso piacere. Adesso vediamo un po' come valorizzarlo, come andare avanti, insomma, vediamo un po' adesso. È come assaporare il tempo passato, quello che hanno vissuto chi stava lì dentro. E quindi ringrazio veramente tutti, perché per me è stata una riscoperta grandissima e tutte le persone che hanno fatto tutto questo per me hanno compiuto un bellissimo miracolo. Riportare la storia oggi qua, a rivivere quei momenti, e per l'associazione Combattenti Reduci che rappresento, una cosa splendida.